Assessore Bordonali, mentre nel Mediterraneo continuano gli sbarchi, ne arrivano tantissimi tutti i giorni, anche a Milano però arrivano profughi che poi vengono mandati magari in altre parti. Sì, il problema è proprio questo, che purtroppo gli sbarchi continuano ad essere agevolati dall'operazione Mare Nostrum, che non solo agevola gli sbarchi, ma agevola anche quelle situazioni drammatiche che si sono verificate, perché finché a livello di governo nazionale vengono continuativamente lanciati dei messaggi per cui nel nostro paese tutti possono venire, tutti possono essere accolti, perché ci sono possibilità per tutti, di fatto non viene bloccata quella che ad oggi è una vera e propria invasione. Anche stanotte ci sono stati 2000 sbarchi, ogni giorno sul territorio lombardo arrivano numeri elevati di profughi che stanno veramente creando una situazione di assoluto disagio a tutti i sindaci del territorio, perché nel momento in cui arrivano i profughi sul territorio lombardo i prefetti li inviano nei vari comuni dove trovano sistemazioni. Il problema alla base è che la Regione Lombardia continua da un lato a non essere nemmeno informata del numero di profughi che ci sono sul nostro territorio e che arrivano sul territorio e dall'altro continua a non essere coinvolta a livello decisionale. Poco tempo fa, nell'incontro che si era tenuto in prefettura per Mafia Expo Free, il presidente Maroni aveva concordato con il ministro Alfano di arrivare a un tavolo, alla convocazione di un tavolo a livello ministeriale dove sarebbero stati invitati Regioni, ANCI e UPI per riuscire a concordare una posizione condivisa per quanto riguardasse questa emergenza. Di fatto questo tavolo non è mai stato convocato e l'emergenza continua ad essere affrontata in modo assolutamente pressapochista, senza tenere in considerazione che ormai il territorio è completamente saturo, perché ormai né associazioni né strutture di accoglienza possono accogliere ulteriori numeri sul nostro territorio.